dall'11 luglio fino al 28 luglio Ispica festeggia la sua patrona, Amatio Carmono, ovvero la Madonna del Carmelo. Un programma articolato e pieno di eventi per la festa della patrona di Ispica. E chi meglio di Carmelo Falco, anima e responsabile del comitato, può spiegarci nei dettagli il programma. Carmelo. Grazie mille Piero, troppo gentile. Un caro saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Iniziamo dall'11 luglio e terminiamo il 28 luglio. È pieno di tanti eventi, di tante ricorrenze. Il primo innanzitutto è il pellegrinaggio vicariale, in cui tutti i pellegrini dal Corso Umberto, dall'attuale croce dove c'è questa stele, fino al Carmine giungeranno per l'apertura solenne dei festeggiamenti. Quest'anno avremo una novità, in particolare grazie anche a Lucenti, e lo ringrazio pubblicamente, che ha voluto donare questa prima accensione lumino musicale in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine. Quindi ci saranno dei brani che introdurranno gli archi che si accenderanno per tutti i 20 giorni. Il secondo appuntamento sarà direttamente la notte del 15 luglio, e il 16 con la marcia notturna, il 16 luglio con la consegna delle chiavi. E poi concluderemo con il 21 la discesa, la processione, e l'ottava il 28 luglio. Come attività collaterali, possiamo dire folcloristiche e degne di nota, abbiamo la mostra fotografica il 12, e poi ci sarà anche una rassegna di cucina tipica prettamente ispicese il 19 e il 20 luglio, con uno spettacolo musicale, e due commedie a cura della regia di Fiorenza Cirmi. È tradizione, Carmelo, la città di Ispica, nella persona del sindaco, consegna le chiavi della città alla sua patrona, alla Madonna del Carmelo, una tradizione che dura fin dal 1995. Sì Piero, questa tradizione risale dal 1995, quando Corrado Pace, l'allora parroco del Carmine, Corrado Pulchinotti e altri ferventi terziari carmelitani vollero ricordare il decennale di elezione a santuario avvenuta il 16 luglio del 1985, e quindi vollero forgiare queste chiavi disegnate da Corrado Pulchinotta con delle, diciamo, simbologie particolari, quindi con il simbolo dell'ordine carmelitano, della città, ma anche con molti riferimenti biblici e teologici. Quindi nel programma poi ci sarà dettagliato tutto, anche per chi vorrà studiare meglio questa particolarità. Il Carmine tra storia e devozione, la mostra allestita presso la chiesa di Sant'Anna. Cosa possiamo ammirare, Carmelo? La mostra sarà visitabile dal 12 al 20 luglio, quindi ne approfitto per invitare tutti a visitarla. Potremo ammirare molte cose, soprattutto la parte storica, con delle foto inedite mai messe in mostra, diciamo che riguardano l'archivio parrocchiale, quindi prettamente delle foto della parrocchia prima del restauro soprattutto. Quindi possiamo vedere il Carmine come molte ormai non lo ricordano più. E ci saranno anche altre cose, tra cui l'allestimento di una riproduzione dell'uscita in scala realizzata da Giuseppe Falco, e alcune chicche che comunque preferisco magari non dire, e ne approfitto così per celare un po' di celare troppo, così poi ci vediamo direttamente a Sant'Anna. Una mia curiosità, oggi Ispica vede tanti giovani devoti e impegnati nell'organizzazione della festa religiosa. Mi sono sempre chiesto perché un giovane, con tutti gli svaghi tecnologici che ha, sente, come dire, il dovere di impegnarsi nella riuscita della festa della Madonna del Carmelo. Allora, ancora oggi esistono tradizioni e valori che si tramandano da padre in figlio. Sei d'accordo con me, Carmelo? Sì, Piero, questa è una bella domanda. Ispica, lo sai, è molto legata alle tradizioni, e soprattutto in particolare quelle religiose. In tutte le parrocchie vi sono gruppi di giovani che veramente si impegnano notte e giorno a portare avanti queste tradizioni.
Nel mio, diciamo, nel mio gruppo, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione della festa patronale, è una cosa che nasce soprattutto dalla straordinario amore per questa patrona, quindi un sentimento religioso, di fede soprattutto, ma anche e soprattutto di onore e di, per quanto riguarda portare avanti queste tradizioni che ci hanno lasciato i nostri padri, quindi è una forma anche di rispetto per coloro che nel passato ci hanno tramandato queste tradizioni. È un invito e una speranza soprattutto a far sì che queste non muoiono mai, ma come negli ultimi anni, come potete vedere, crescono sempre di più, quindi con tante novità, ma legate sempre e soprattutto alla tradizione. Ringrazio Carmelo Falco, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.